Streghe volanti sul Monte Ceneri. Ebbene sì, perché qui nel 600 si svolgeva il sabba principale della regione, il convegno delle streghe in presenza del demonio. Pensate, in un processo una strega leventinese, Giovanina de Rodi, dichiara di essere arrivata qui volando e di aver incontrato tra gli oltre 100 partecipanti altre streghe e altri stregoni giunti dalla Leventina. Ma non solo, un vescovo di Como negli stessi anni scrive di aver visto proprio qui sul Monte Ceneri un bel castagno il cui tronco era inciso da delle croci, perché le persone del luogo cercavano così di scongiurare la presenza del demonio, ma lo stesso vescovo dice che lo facevano inutilmente perché continuavano comunque ad avvenire i sabba.